è già iniziata al Ciriaci di Roma e parte subito con un gol la partita tra Rione Monti e Rione Trastevere e Banda Bassotti. Passano in vantaggio i ragazzi della Banda con la rete portata a casa dal proprio attaccante, un gran tiro di collo destro che si insacca in fondo alla rete, contropiede però fulmineo con pareggio dei conti in casa Rione Trastevere con il numero 98 che arrivato lanciato verso la porta tu per tu con il portiere, ha aperto il piattone ed infilato all'angolo destro, calcio di punizione del numero 8 decisamente fuori misura, poi invece il calcio d'angolo porta al gol del vantaggio in favore del Rione Trastevere, forse anche fortunato il difensore che è andato a staccare sullo svolgimento del calcio della bandierina, trova una deviazione della testa dell'avversario che mette totalmente fuori causa il portiere, grande serpentina il numero 17, uscita la disperata del portiere, il pallone che termina fuori per pochissimo, calcia il numero 21, il portiere rischia di pasticciare, poi in due tempi la fa sua. Tocco di rimando sbagliato, è un assist delizioso che deve solo scartare il numero 17, lo fa posizionando comodamente alle spalle del portiere, parità ripristinata, doppietta personale per lui, spentagliata lunghissima che diventa un clamoroso gol con il velo quasi dell'attaccante, la svista anche del portiere che non interviene, il 98 va a mettere due volte la firma sul tabellino marcatori, riporta in vantaggio i suoi, calcio di punizione potente, si piega la mano del portiere ma sulla linea c'è il difensore che allontana, ancora numero 17, uno dei più pericolosi per i suoi, si chiude il triangolo, il piattone strozzato troppo, finisce al lato, ancora un calcio di punizione per la BB con la palla che rischia di trasformarsi di nuovo in una palla velenosa. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore, stop di destro, tiro di Mancino, la ribattuta, arriva lì il numero 5, ben posizionato, agguanta il pareggio, è tre pari di nuovo tra Banda Bassotti e Rione Trastevere, il numero 5 si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, approfitta di quello che forse era più un tiro ed inizia dunque la seconda frazione di gara, tre pari dopo i primi 25 minuti di gioco. La gran bordata di collo di controbalzo, arriva il vantaggio, era sotto dall'inizio della partita nonostante il vantaggio iniziale, c'è stato un ribaltamento che è durato fino a questo momento, adesso in avanti la Banda Bassotti, calcio di punizione deviato, calcio di punizione adesso invece per la BB, di nuovo una deviazione, angolo battuto verso il centro, il colpo di testa che prolunga, aggancia il numero 21, la palla che rimbalza, sombrero e conclusione sotto la traversa, sfonda tutto il numero 21, bellissimo gesto tecnico ad eludere addirittura tre avversari della retroguardia della Banda Bassotti, poi esplode il destro, ancora dunque situazione di pari con il Rione Trastevere che non riesce a uscire da questa situazione di pressing, ancora un calcio di punizione, ancora il numero 17 in punto di battuta, palla allontanata solo per un momento, parte il numero 98 su calcio da fermo, potente, senza deviazioni, termina fuori e termina anche la partita, triplice fischio al Ciriaci, è 4 pari tra le due squadre.